Bentrovati a Parola di Vita, il programma che allieta la parola della domenica, ma in modo particolare le nostre giornate, perché si va a raccontare e si parla del nostro Signore Gesù, il Signore risorto, il Signore che ogni domenica ci accompagna giorno dopo giorno in quelli che sono gli avvenimenti della nostra quotidianità. Oggi ci troviamo a parlare della Domenica delle Palme, una domenica particolarissima per noi cristiani, e la parola di, diciamo così, la parola è il nesso di tutta la Settimana Santa, ma in modo particolare di questa domenica, è per questo. Bene, in questa domenica abbiamo due facce. La prima è quella che le dà il nome, con la benedizione di quelli che sono i ramoscelli di ulivo e quindi le fronde che vengono portate processionalmente in tutte le comunità per osannare il Signore che entrerà in Gerusalemme trionfante, il Signore che però sarà accompagnato da un asinello, da questo asinello che l'accompagna a entrare nell'ingresso di quello che poi sarà la Settimana Santa. E poi invece abbiamo l'altra faccia che quest'anno ci accompagna con l'Evangelista Luca. L'Evangelista Luca porta con sé una consegna di tanti tratti evangelici diversi rispetto agli altri testi che noi abbiamo nella Sacra Scrittura. Infatti nel racconto ogni evangelista presenta particolari propri. Luca, ad esempio, è solo a riferire che prima dell'arresto nell'orto degli ulivi, Gesù, consapevole di quanto stava per accadere, visse un'agonia tanto angosciante da fargli sudare sangue. La circostanza rende poi di grande rilievo parole pronunciate da Gesù in croce, tre delle quali sono riportate proprio da Luca. Brevi frasi, ma sono delle frasi effetto, delle frasi fortissime. La prima frase è riferita a quanti lo stavano inchiodando al legno e sono queste le parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quale sublimità! Coerente sino all'ultimo con quanto aveva insegnato. Gesù offre qui il massimo esempio dell'amore, il perdono. E viene da chiedersi allora se quanti si ritengono suoi discepoli sanno fare altrettanto, se pur ben lontani dall'essere crocifissi sanno sempre perdonare le offese. La seconda frase invece è rivolta al cosiddetto buon ladrone, uno dei malfattori appreso alla croce insieme al Signore Gesù, che chiede e dice: ma non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. L'altro lo rimprovera e dice: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E Gesù ricordati, risponde, ricordati di me, gli domanda, quando entrerà nel tuo regno. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Queste sono parole dette a un brigante che all'ultimo ha avuto una fede in lui. Il credere in noi essere cristiani. Dobbiamo sempre avere atti di fede, dobbiamo sempre abbandonarci al totalmente altro. E questo totalmente altro è proprio il Signore. E quindi chi di noi oggi può interrogarsi e dire non ha dei pesi? Non ha dei pesi da rivolgere al Signore e quindi da vivere allora nel miglior modo possibile. Nessuno da solo ne può liberarsene. Solamente accompagnati dal Signore Gesù possiamo liberarci di tali pesi. Poi abbiamo questa terza frase. La terza frase di Gesù in croce è costituita dalle sue ultissime parole, pronunciate prima di spirare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E qui vediamo che nell'apice proprio della desolazione, egli ha preso la fiducia. Ha perso la fiducia. Guarda oltre il momento presente e sa di poter contare sull'infinito amore del Padre. Quel Padre, come egli stesso ci ha insegnato, che è suo, ma è anche nostro. C'è da chiedersi se noi, che non saremo mai tanto desolati quanto lo è stato lui sulla croce, abbiamo fiducia, sappiamo guardare oltre, viviamo nella consapevolezza che il Padre è suo e anche il Padre nostro. Padre, perdona loro. Sarai con me nel paradiso? Padre, mi consegno nelle tue mani. Sono le tre frasi più eloquenti che noi ascolteremo anche in questa Settimana Santa, ma che in questa domenica ci accompagna. Sono tre frasi principali. E il Figlio di Dio quindi condivide con noi la nostra umanità. Ha insegnato quindi come darle senso e valore e lui per primo ha dato quegli insegnamenti.
li ha messi in pratica. E quindi questa parola, che è per questo, per me oggi è una parola di condivisione, la condivisione del Signore che vuole avere con sé, prende con sé una subcatabasi, si abbassa con noi fino a toccare la terra, ma non tocca il peccato. Allora il Signore è di tutti, il Signore ci fa partecipe, e allora davvero rallegriamo la nostra vita, rallegriamo il nostro essere cristiani. E da parte mia vi mando un caloroso saluto, una benedizione nel vivere nel miglior modo possibile questa settimana santa, e di rivederci a presto. E ricordiamoci sempre che il Signore è vicino a quanti hanno con gioia un cuore aperto di riconoscenza al suo infinito amore. Grazie e buona domenica.